Prova, prova. Sì, adesso sì. Questo è Zingaretti che mi vuole bene perché giusto ieri abbiamo depositato una denuncia per istigazione alla rivolta che è un reato penale. Questi sedicenti democratici che si permettono di istigare alla rivolta, di metterci uno contro l'altro, perché questo vogliono fare, hanno fatto leva sulle nostre paure ataviche, sulla paura di morire, adesso ci vogliono mettere uno contro l'altro. Questa è gente indegna e deve assolutamente andarsene a casa. E purtroppo li vediamo ormai trasversalmente ovunque. Abbiamo qui il presidente Zaia che va a cena con Crisanti, pagato, e dico pagato, dalle lobby farmaceutiche e dal famoso Bill Gates, che adesso si lamenta di non aver saputo prima, perché lui è il classico non vedo, non sento, non parlo, di non aver saputo prima che, ahimè, i suoi numeri, Covid deceduti, sono stati classificati male. E ovviamente lui non sapeva nulla di questa cosa qui. Ma poi abbiamo anche un ministro Speranza che l'altro giorno alla Camera, e veramente sono rimasta sul serio indignata, ragazzi. L'altro giorno alla Camera non solo ha ribadito quelle che sono le linee guida Azzolina, quindi il suo decerebrato programma per la lobotomizzazione, no? Il distanziamento dei nostri ragazzi a scuola. E poi ancora una volta la famosa figura, no? Di questo controllore sanitario alle nostre scuole. Ma dico io, ma questa gente non solo da chi è pagata, ma che coscienza ha? E allora ci etichettano tutti perché non sanno come chiamarci, ci etichettano perché pensano di controllarci, ci etichettano perché loro si sentono e sanno di essere indegni di rappresentare uno Stato. Io sogno e lo sogno insieme a voi, grazie a questa piazza, e vi ringrazio di essere qui oggi. Io sogno uno Stato che si prenda cura dei beni comuni, che si prenda cura di ognuno di voi, perché voi siete la soluzione in questo momento. Voi, questa piazza, tutti i talenti che ci sono qui a disposizione, smettetela di delegare. Ogni giorno nella vostra vita potete cambiare. Oggi come anche a casa abbiamo ancora tantissimi gradi di libertà, perché la libertà non è un diritto che ci tolgono, la libertà è uno stato dell'essere, e questo deve essere chiaro, nessuno può toglierci la libertà, assolutamente. E allora si vede sempre di più che la lotta tra il bene e il male, l'ho detto anche in Parlamento e continuerò a dirlo, la lotta tra il bene e il male è sempre più nitida, chiara, il conflitto è sempre più determinato. Allora c'è gente qui in piazza come voi che tende a resistere, che sa benissimo qual è la propria idea di futuro, i propri progetti, le proprie speranze, e che ce la sta anche mettendo tutta per realizzarle. Dall'altra parte ci sono questi esseri ignobili che scendono a patti e che si schiavizzano la propria anima, il proprio cuore e il proprio ruolo istituzionale. E questo è indegno, indegno per l'essere umano. Ma ripeto, voi siete la soluzione. Vi ringrazio assolutamente oggi e vi ringrazierò sempre per essere qui, per riempire le piazze, ma soprattutto per rendervi conto che la libertà è appunto uno stato dell'essere. Quindi portatevi a casa questa cosa, ragazzi. Nessuno ve la porterà via, mai. Grazie a voi. Allora abbiamo visto che l'attacco è inferocito, non solo nei confronti dei dissidenti, che appunto ci etichettano in qualsiasi modo, ormai le parole veramente sono state abusate, ma l'attacco è soprattutto alla nostra memoria. Quindi ai nostri anziani c'è stato l'attacco incredibile all'inizio di questa pandemia, ma poi anche nel susseguirsi, e poi soprattutto i ragazzi. La nostra vera memoria, quelli che saranno i portatori dei nostri valori, della nostra anima. E allora io vorrei presentarvi oggi un ragazzo che è di Udine, si chiama Ugo Rossi, è un mio caro amico, fa parte del fuoco di Udine. Vorrei presentarvelo perché lui frequenta l'Università di Udine, e quello che sta avvenendo anche nelle università, quindi non solo nelle scuole,
di ogni ordine e grado, ma anche e soprattutto nelle università, e lo dico qui a Padova, perché qui a Padova io mi sono conquistata la mia laurea in chimica industriale, e questo è indegno. Ciò che sta avvenendo nelle università e che il mondo scientifico, pseudoscientifico, al soldo delle lobby permette, è indegno, indegno. E allora voglio che sia lui a denunciare questa cosa oggi. Grazie. Grazie Sara. Buongiorno a tutte e tutti presenti. Sì, non importa tanto chi sono, ma quello che ho da dirvi, perché qualche giorno fa è arrivata una comunicazione del rettore dell'Università di Udine in cui dice agli studenti che sono stati acquisiti ulteriori spazi esterni e potenziati sistemi informatici per perseguire la linea guida anti-Covid. E poi magari non ci sono i soldi per la ricerca libera o per la qualità dell'istruzione, che sta sempre più cadendo a rotoli. Inoltre, nel comunicato parla di isole interne per circoscrivere gli spazi e facilitare la tracciabilità, che verremo poi istruiti su modalità di accesso e comportamenti da seguire. Ma la cosa ancora più grave è che ci invita a fare un uso massivo dell'app Immuni. Secondo le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. E il prossimo passo quale sarà? Chi non avrà il vaccino anti-Covid non entrerà all'università? Credo che comunicazioni simili siano arrivate e stiano arrivando anche a tutti gli studenti di altre università italiane. Per mia fortuna ormai non devo più seguire nessuna lezione, ma mi indigno per la follia a cui dovranno sottostare gli studenti presenti e futuri, magari i vostri figli un domani. L'università dovrebbe essere la casa della sapienza e della conoscenza, invece continua ad essere semplice della nuova didattica sanitaria targata OMS e Gates, con quest'ultimo anche dal punto di vista informatico, perché non so voi, ma a noi ci obbliga a utilizzare tutte le piattaforme Microsoft, come ci ha divulgato in tutto il mondo Snowden, fa parte dello spionaggio di massa, al posto di utilizzare strumenti open source o liberi che già esistono, gratis, potrebbero utilizzare quelli o svilupparli tramite la ricerca pubblica. Però vorrei andare al nocciolo del problema di questo sistema neoliberista. Per farlo devo ripercorrere a ritroso un po' la storia. Vi dico delle date. 1912, isola di Jackie Island. Gli uomini più potenti al mondo si trovarono su quell'isola per decidere le sorti di un gran pezzo di storia, forse fino ai giorni moderni. Decisero di fondare la Federal Reserve, che fondarono nel 1913. Nel 1929 ci fu la grande crisi pilotata come quelle che stanno pilotando tutt'oggi. E dopodiché, dopo quella crisi, cosa fecero i Rockefeller? Visto che le università erano a rotoli, perché non avevano più soldi, infiltrarono, in cambio di soldi, loro uomini all'interno delle università americane, e lì crearono il loro potere, alla fine, il potere di Big Pharma, che è arrivato fino anche in Italia ormai. È in quel periodo che iniettano il virus del neoliberismo. E come per bandire la cannabis, manipolarono le menti delle persone utilizzando i media e la paura, sono riusciti ad arrivare a fare lo stesso oggi, per provare a prendere il dominio totale. Ormai le università, soprattutto nell'area scientifica ed economica, sono diventate fabbriche del pensiero unico neoliberista. E quindi spetta a noi, spetta agli studenti che sono qua oggi in piazza, quelli che si iscriveranno, di ribellarsi a questo pensiero, di essere menti libere, oltre che uomini liberi. E aggiungo l'ultima cosa, un tema a me caro, poi chiudo. Il tema
ambientale che è molto sentito anche qui da voi in Veneto, nella Pianura Padana, visto che lo smog miete 90.000 morti in Italia, numeri veri, non finti come quelli del Covid. E la principale causa di questo inquinamento sono gli allevamenti intensivi, che sono disseminati ovunque qua, che sono responsabili dell'inquinamento del Delta del Po. Sono questo il vero problema, e lì dobbiamo essere noi a cambiare anche le nostre abitudini, perché sono dei veri e propri lager dove esseri senza voce muoiono tutti i giorni. E quindi io voglio portare la voce degli ultimi, oltre a quella ovviamente dei bambini, degli studenti, ma anche di chi non ce l'ha, come gli esseri viventi, gli animali. E quindi lanciamo questa svolta, questo vento di cambiamento, che dobbiamo farlo partire dal nostro cuore, smettendo di nutrirci di sofferenza, perché dobbiamo cambiare il mondo. Per farlo servono energie vere e serve tanto amore. Ringrazio Ugo, ringrazio tutti voi. Io ho promesso al ministro Speranza una promessa da parte vostra, da parte del popolo italiano: saranno processati per crimini contro l'umanità. I fondi europei ci prendono in giro. In queste ore i commissari Borrelli e Gentiloni ci hanno avvertiti che i fondi del Recovery Plan non arriveranno prima di giugno 2021 e non potranno tra l'altro essere spesi per tagli di tasse o altri scopi che non siano stati approvati prima dai parlamenti dei paesi europei. L'Europa ci sta dunque avvisando, gli stanziamenti arriveranno forse l'anno prossimo e solo se c'è l'ok della Commissione e dei paesi dell'Unione. Gentiloni ha detto che questi fondi non potranno essere spesi per tagliare le tasse o per altri cosiddetti usi impropri. Traduzione del messaggio, spedito ovviamente dall'ex Presidente del Consiglio, qual è? Che cosa ci sta dicendo Gentiloni? Che i fondi dovranno essere investiti come ci dirà l'Europa. Ma il peggio è dietro l'angolo. La struttura governativa che deve mettere a punto i progetti da finanziare è totalmente al palo. Se a Roma non si affrettano a preparare i piani a sottoporre a Bruxelles per ottenere il via libera all'erogazione dei fondi, potremmo essere costretti a dire addio ai finanziamenti. Qui rischiamo di non vedere mai un solo centesimo con questi capaci del governo Conte. Gentiloni ha chiarito gli ambiti su cui è possibile muoversi: transizione verde ambientale, transizione digitale e innovazione, e ovviamente le famose raccomandazioni dell'Europa all'Italia. Insomma, la gran parte dei fondi dovrà essere utilizzata in un contesto green alla Greta o comunque secondo confini decisi dall'Europa. Gentiloni ha detto di no alla riduzione delle tasse, ma i paletti sembrano molto stretti anche su altro. Potremmo utilizzare i fondi per rifare le strade disestate o per sistemare le scuole malmesse? Al momento pare proprio di no. Le spese italiane dovranno essere gradite alla Commissione e anche agli altri paesi. Una follia che significa anche una perdita della nostra sovranità. Ma vi pare una cosa normale? Questi fondi dovrebbero essere utilizzati per far crescere, o meglio, per fare ripartire il nostro paese, e invece ci costringono a vincoli e imposizioni che rischiano di essere un controsenso. Con questo governo e con questa Europa, l'Italia non potrà mai ripartire.